22esima puntata di Mongolandia. Incredibile, ma vero? Siamo a 22, signore e signori. Siamo a 22. Ma come si va? Tutto bene? Chi ci avrebbe mai pensato che un giorno noi saremmo... Io nel frattempo condivido il link. Ecco, però te condividi. E condividete di qualcosa. Sì, tanto ma primi... tanto così, ma che vuoi i primi dire? Due minuti, cioè... ci ascolta mai nessuno. Infatti, quindi parlo a vanvera a vuoto per due minuti. Brava. No, ma cioè, chi l'avrebbe mai pensato che saremmo arrivati un giorno alla 22esima puntata? Cioè... Poi, di fatto, 22esima puntata parlando di nulla. Fondamentalmente, cioè parlando anzi di me, del sì, fatto sì, che sì. Ho le gambe pelose, che la mia popò puzza, cioè parlando di tutte le disgrazie che faccio sul lavoro, sulla vita di tutti i giorni, cioè praticamente la mia reputazione ormai non esiste più, è completamente andata allo sbando. Gente che non mi conosce, che mi scrive per chiedermi quando sarà la prossima volta che andrò a vendere lo stracchino al supermercato. Cioè, gente che ormai è interessata a sapere del mio lavoro. Tra l'altro, questo fine settimana vado a vendere il latte al supermercato. Dove, Bea? Dove posso... i nostri ascoltatori, dove ti possono trovare? I nostri fan! I nostri fan! Mi potranno trovare... gli autografi! Mi potranno trovare al Conad, vicino a Borgo Albizzi, però non so bene ancora dove, me lo devono riconfermare. E quindi sicuramente io mi aspetto questo fine settimana di vedere schiere di fan esaltati che verranno al supermercato. Solo per vedere te. Solo per vedere in adorazione. Ti immagini che poi vengono e non mi comprano nemmeno lo stracchino? Cioè, non esiste. Oh, no, il nostro primo ascoltatore. Oh, sempre, lui sempre in pole position. Michelle è sempre davvero, guarda, un premio fedeltà per Michelle sì. Ceccherini. Bisognerà bisogna inventare il premio fedeltà. Davvero, bravissimo. Grazie Michelle, anzi, sempre che ci ascolti sì, infatti, sempre. Grazie. Sei carinissimo, mio caro amico Michel. Grazie mille Michel, che è un mio caro amico. E bisogna inventarlo il premio fedeltà. Poi Michel, quando ci incontriamo, te lo diamo tipo una spilla. Ma si potrebbe fare il merchandising di Mongolandia. Ma infatti, secondo me la gente lo compra. Una maglietta. Se ci una si serie inventa di magliette. Qualcosa, secondo me la gente lo compra anche. Sì, ma sì, una serie di magliette targate Mongolandia. Sarebbe carino, vero? Ora con magari... unicorno. Sì, mettiamo al lavoro qualche nostro amico che fa tipo l'accademia sottopagato. Tipo Ilaria. Stavo proprio pensando a Ilaria. Tipo Ilaria, che è tanto vero. Stavo proprio pensando a Ilaria. Mettiamo al lavoro Ilaria, poverina, che già tanto ci fa tutti i video, ci gira i video, ci ha fatto il logo, tutto senza vedere una lira e senza uno straccio di come gloria. Come del resto noi, Però ma come noi... è giusto che sia, scusa, la nostra coinquilina è giusto che sia da fare. Schiava. Che venga schiavizzata dalle due conduttrici radiofoniche. Lei, diciamo, è un po' la mano d'opera trasmissione. No, come del resto noi, ma della serie, almeno non... della serie, almeno lo facciamo per la gloria noi. Non lo facciamo per la gloria, lei lo fa perché noi otteniamo la gloria, giustamente. Poi Michelle dice grazie a voi, vabbè, prego. Che carino Michelle. E allora, intanto facciamo un po' di ringraziamenti. Sì, è necessario fare dei ringraziamenti, perché l'altra volta veramente ci avete ascoltato in tantissimi. Sì, addirittura siamo state la puntata più ascoltata, siamo state la trasmissione più ascoltata rispetto a tutte le altre. Rispetto ai nostri colleghi siamo stati più ascoltati, sono felicissima di questo. Tra l'altro è venuta anche molto carina la puntata scorsa, vero? Perché te non c'eri, infatti. No, è scema, c'ero. Ci hanno fatto i complimenti un sacco di gente. Ci hanno ricontattato per farci i complimenti, ci hanno detto che stava una bella puntata. E sì, poi siamo anche stati ospiti da Radio Rosa, da Gemelli. Esatto. Ci ringraziamo ragazzi, tantissimo, ci hanno ospitato. Per chi se l'è perso, su Teleregione Toscana c'è un piccolo frammento della puntata. Sì, poi anche su YouTube ci dovrebbe essere, poi lo cerchiamo. Ecco, siamo state chiamate noi come ospiti. Esatto, cosa incredibile. Noi come Mongolandia siamo andate ospiti in una trasmissione radiofonica vera, cioè in uno studio vero, non in uno scantinato di casa come succede a noi. Cioè, Mauri, ti vogliamo bene, anche questa è una radio, sappiamo che è una questa radio. Questa è una radio stupenda, però comunque noi conduciamo in uno scantinato che è a casa nostra. Esatto. Cioè, noi siamo andati lì in uno studio straprofessionale con tutte le pareti insonorizzate, cioè la stanza dove devi aspettare di entrare diversa rispetto alla stanza dove giri, noi invece ci sta la gente qui a microfoni veri, cuffie vere. Cioè, noi ci sta la gente qui appopolata sul divano accanto a noi che si gratta i piedi, si scappa
cacciola. Sì, no, non diciamola sta cosa, perché Ilaria ora che è caldo è fuori a squagliarsi. Sì, ora è arrivato il caldo, Ilaria ha tolto i cappotti, finalmente non rischia più l'assideramento. Il nostro raggio di sole. La possiamo buttare fuori a calci nel deretano tranquillamente senza avere la coscienza fuori posto, perché comunque lei non morirà assiderata nel freddo e nelle intemperie del gelo. Benissimo. E quindi questo siamo molto grati, così almeno potrà lavorare sottopagata per noi ancora un po'. Comunque, cioè ragazzi, questo era proprio un posto vero, uno studio di registrazione vero. C'erano tutte le strumentazioni professionalissime, c'era la diretta televisiva, cioè noi non siamo abituati a tanta professionalità. No, infatti, cioè, ringraziamo i gemelli siamesi. Davvero, davvero, grazie. E poi tra l'altro ora cercherò se c'è il video della puntata su YouTube, perché oltre a essere andate in onda martedì sera, siamo anche state mandate in replica su Teleregione il giorno dopo. Sì, quindi la gente ha visto anche le nostre brutte facce in televisione, quindi non siamo più solo voci che aleggiano nell'aereo, ma siamo anche facce. Sai che stiamo andando in televisione? Sì, ma io la popolarità che finalmente c'è arrivata. Esatto, dopo tanto sulle... Andre della mio compagno boom, di podcast, come Boom Baby. E vabbè, io direi che siamo praticamente pronte diciamo innanzitutto per annunciare l'ospite. Abbiamo no? Un mega ospite questa settimana. Dobbiamo ringraziare. Beh, annuncialo. Aspetta. Allora, sì, l'ospite, il super ospite, diciamo come si chiama, è la porno star Crystal Bulgari. Bene. Ok, allora abbiamo Crystal. Super mega ospitone, perché è una pornostar molto famosa in Italia e noi siamo molto contenti di ospitarla. Tra l'altro tutta la compagnia, l'allegra combriccola dei nostri amici eterosessuali e segaioli è tutta collegata ad ascoltare Mongolandia. È vero. Quindi questo non per Andre, questo non per dire che sei eterosessuale e segaiolo. Tranquillo Andre. E insomma ragazzi, innanzitutto bisogna dire che bisogna ringraziare Valentina Galdo, che è la splendida ragazza, tra l'altro mettete un like alla sua pagina ufficiale, è la splendida ragazza che lavora per Radio Plastic come acchiappa VIP. Esatto, infatti brava, ha acchiappato questa VIP solo per noi, e ringraziamo la nostra Vale, ci ha fatto questo servizio favoloso. E tra l'altro ascoltatela, perché lei collabora anche con Valentina Diamante, che invece il sabato pomeriggio dalle 4:30 alle 6:30 conduce Ma chi te l'ha chiesto, sempre su Radio Plastic. Quindi ragazzi, cioè iniziano tra l'altro tutti, ci siamo tutti Boris qui, i ragazzi compagni segaioli aumentano, i nostri compagni segaioli aumentano. Già gli ascolti sono alle stelle e non è nemmeno arrivato l'ospite, quindi ci fa molto piacere. E quindi ragazzi, noi siamo molto emozionati per... Sì, infatti, allora, se avete delle domande, ragazzi, sparate, approfittate, perché lei risponderà a qualsiasi domanda detto, voi gli facciate, quindi veramente sbizzarritevi. Ha detto che è pronta a rispondere a qualsiasi domanda, quindi se avete delle curiosità, cioè, cosa vorreste chiedere a una porno star? Perché le cose da chiedere a una porno star sono veramente tante, sono quindi tante. Ragazzi, sbizzarritevi, c'è già chi si è sbizzarrito. Sì, e... abbiamo già raccolto un po' di domande. Un po' di domande, quindi fatelo anche voi, contribuite alla causa. Davvero? Bene. E quindi iniziamo a mandare la prima canzoncina. La canzoncina, che infatti, come scrive Amerigo, ha scritto porno, pop porno. Infatti, esatto. Qual è la prima canzoncina secondo voi che mandiamo mentre telefoniamo a Crystal? Ovviamente, pop porno del genio. A voi, ci sentiamo dopo con Crystal Bulgari. Sei cattivo.
Allora. Ci siamo, ragazzi! Ci siamo su Mongolandia! Siamo pronti su Mongolandia! Abbiamo qui con noi... Abbiamo qui con noi Crystal Bulgari! Oh, ciao Crystal! Ciao Crystal! Ciao ragazze, ma come state? Noi guarda, bene! Guarda, io sono un po' con la voce bassa, però spero che voi mi sentiate, no? Mi sentite bene? Sì, 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 benissimo. Alla grande! Come no, come no? Guarda, io meno male dicevo che non c'è la videochiamata, io sono dal mio parrucchiere con la collaboratrice, con tutti, con la tinta in testa, ragazzi. vabbè, quindi, cosa non si fa per collegarsi con Mongolandia? Davvero, mamma mia! Guarda, sembra una strega. Ma questa è la magia della radio, e tanto anche noi siamo un pantofole, puta. È vero, cioè, è vero. Se sembriamo, cioè, davvero profughe clandestine. Ma no, siete sempre bellissime. Grazie. Come te, come te. Allora, intanto allora, diciamo che abbiamo collegato tantissime persone. Cioè, qui davvero, cioè, stanno impazzendo tutti, si stanno già collegando, stanno già facendo domande. Sono già tutti molto emozionati. Abbiamo il nostro amico Orso Molesto. Orso Molesto, che è un... Si chiama Orso Molesto. Orso Molesto, Molesto, che è un personaggio fighissimo, che praticamente è un uomo con la testa di orso, che fa tantissime serate nei locali, e ci chiede, dice, vorrei chiedere a Crystal se mettendo tutti i piselli che ha visto in vita sua in fila, uno per uno da Roma, arriva a Pechino o fa il giro del mondo? Ma mi piace questa domanda. Guarda, mi piace un casino questa domanda. Guarda, solamente con quello di Rocco siamo a buon punto. Immagino. È vero, è vero. È vero, già quello fa tantissimo. No, allora, a parte le domande, insomma, la prima domanda che secondo me è doveroso farti è come hai iniziato a fare la pornostar? Guarda, io in realtà vi spiego, ho iniziato un po' lavorando nelle discoteche quando ero molto giovane. Okay. Poi a un certo punto, ovviamente, si fanno tante conoscenze durante questo percorso di lavoro. Certo. Ho fatto tante conoscenze conoscendo appunto un regista comunque importante, una pornostar, e poi da loro ho cominciato un po' a rientrare in questo mondo. Mi è piaciuto sicuramente tantissimo, perché è un po'...